Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo, rispondendo Gesù, riprese a parlare in parabole ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai servi: Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e scortò un tale che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.